noi siamo molto scarsi tecnicamente, non riusciamo a essere efficienti nelle situazioni semplici, non riusciamo a concretizzare delle palle che ci buttano d'accordo in palleggio, su palle molto facili, e poi perdiamo i vantaggi. Anche oggi, dopo 2 ore di gioco, abbiamo fatto gli stessi punti dei nostri avversari, abbiamo attaccato meglio di loro e abbiamo portato a casa 0 punti. Evidentemente ancora non abbiamo perso un numero sufficiente di 7 partite. Molto arrabbiato. Sì, sono molto arrabbiato perché oggi abbiamo giocato una buonissima pallavolo, abbiamo avuto delle palle molto semplici da gestire e ancora una volta abbiamo sprecato delle occasioni straordinarie. Sono abbastanza stufo di queste situazioni. Il rimedio per questa situazione è soltanto il lavoro oppure c'è qualcosa ancora da fare? Ma sicuramente veniamo da un momento molto difficile, è un mese che ci alleniamo con 2 centrali, a un livello tecnico molto basso e con possibilità di, dal punto di vista quantitativo assai limitate, però noi siamo questi e dobbiamo cercare con la testa di compensare queste carenze fisico-tecniche che abbiamo in palestra. Dobbiamo essere assolutamente concentrati e concretizzare meglio le situazioni semplici, essere più efficienti quando le palle sono facili. Noi purtroppo regaliamo delle palle veramente incredibili, poi dopo a un certo punto siamo anche bravi su certe situazioni complesse. Oggi abbiamo battuto bene, abbiamo attaccato bene, però morale della favola abbiamo preso 0 punti. Per mantenere in partita e andare in vantaggio? Sì, sì, fortunatamente ne ho azzeccati 3 o 4, invertendo delle decisioni arbitrali a nostro sfavore. Ci sono, d'accordo, cerco di sfruttarli al meglio. Oggi è andata bene, ma non è stata sufficiente. Finché faremo cadere le palle più facili nel nostro campo, sarà difficile poter battere queste squadre. A Santucci è stato fermo 3 giorni con questa influenza che ci ha martoriato all'interno della squadra e dopo 2 set era assolutamente spossato, infatti anche nel finale del secondo set ha pagato un pochino dal punto di vista tecnico. A quel punto lì avevamo previsto questo tipo di soluzione e siamo riusciti comunque a giocare una buonissima pallavolo. Non è stato sicuramente per il cambio del libero che abbiamo perso, ma perché appunto sulle situazioni semplici non siamo sufficientemente tecnici, non siamo sufficientemente disciplinati e umili da poter interpretare ogni situazione che ci capita in allenamento come se fosse la finale di Champions League.